sono tanti modi per vincere una partita. Noi abbiamo giocato tecnicamente bene, secondo me, la prima parte, quindi 2 quarti. È un'altra parte in cui comincia un'altra partita, una partita molto più fisica, una partita anche di testa, una partita anche di attributi, e che siamo riusciti a portare a casa ovviamente anche con un pizzico di fortuna, perché c'era anche un pizzico di fortuna, però anche sotto di 3, anche con tanti giocatori gravati di 4 falli, e abbiamo finito la partita senza il nostro leader che è alla Ray, e abbiamo portato a casa una partita molto difficile. Quindi sicuramente abbiamo fatto un passo avanti nella testa, perché giocare in maniera lucida le ultime azioni e portare a casa una vittoria in queste condizioni non era semplice. Il rammarico va al primo tempo, che concludi avanti di 10, ma con più attenzione e più cinismo avremmo potuto finire a più 20. E se avessimo perso questa partita non sarebbero stati gli ultimi possessi o il fallo in più o il fallo in meno, sarebbe stato il fatto di non avere approfittato di quello che avevamo fatto, che avevamo creato tecnicamente nel primo tempo. Questa è una lezione che dobbiamo sicuramente imparare alla svelta, perché le partite non sono uguali per tutti i 40 minuti, e quando hai l'opportunità di vincere devi stravincere per chiuderla. Perché contro squadre atletiche come queste, perché quando nel secondo tempo Avellino ha messo veramente il fisico nella difesa, ci ha rotto tanto i giochi, ci ha rotto tanto le situazioni. Devo dire che abbiamo avuto però anche il senno e la lucidità di dare ancora la palla dentro, e credo che White ha fatto dei canestri importanti. Siamo stati anche abbastanza adulti nel riuscire a prendere falli quando invece nel primo tempo avevamo tirato solo 2 tiri liberi, e anche con l'aiuto della zona siamo riusciti a tamponarli. Quindi io sono veramente molto felice, perché temevo questa partita, temevo il fatto che comunque dopo, quando vinci una partita contro Reggio Emilia, che comunque ti dà gioia, non dico che ci rilassiamo, perché non penso che abbiate visto una squadra rilassata, però sicuramente diventa sempre più difficile, perché gli altri si preparano meglio, non siamo più una sorpresa, siamo una squadra che magari in casa va rispettata, e quindi la gente si prepara ancora meglio, con ancora maggior concentrazione. Quindi noi dobbiamo alzare ancora di più il livello di attenzione e di preparazione. Okay, quindi sono veramente contento di portare a casa questa partita e dare fiducia un'altra volta a giocatori che lavorano tecnicamente in maniera individuale molto. Vedi Fonte che ha fatto un altro tiro importante, vedi White, vedi Azzere che non aveva una percentuale brillantissima di tiri liberi, ma ha fatto 2 su 2 in un momento importante. Io credo che sia un bel passo avanti per noi, e soprattutto ci portiamo a casa 2 punti che fanno stracomodo. Domani diciamo una partita vinta con i Maroni. Bravo, secondo me sì. Io aggiungerei anche un pizzico di cervello, perché si poteva anche sbarellare. Invece hanno avuto la lucidità di passarsi la palla nel momento che contava, però sicuramente gli attributi sono quelli che hanno contato più di tutto. 29 tiri liberi per loro, non dico da una parte o dall'altra, ma secondo te l'arbitraggio ha influito? Ma allora, come diceva Aldo Giordani 40 anni fa, l'arbitraggio influisce sempre, però dobbiamo essere noi più cinici e più bravi. Questo vuol dire, dobbiamo andare oltre tutto e tutti. Quindi andiamo in là, andiamo a giocare le partite, 5 contro 5, dobbiamo arrangiarci. Questo vuol dire. E anche imparare ad adeguarsi a un cambiamento di metro, perché al primo tempo avete fatto una grandissima difesa con un certo metro arbitrale, nel secondo tempo questo metro è sparito, tutti voi pronti, ma soprattutto sul vostro, che avevate incontrato una parte della difesa, ed è cambiata anche un po' lì. Hai ragione Luca, hai ragione. Infatti dobbiamo adeguarci a queste cose qua, e soprattutto essere ancora più bravi nel difendere. Cioè, che vuol dire? Se andate a fare dei falli, non so, a metà campo che non servivano a niente, oppure negli ultimi secondi abbiamo preso di 1 contro 1 così, quando per 20 secondi abbiamo lavorato bene. Dobbiamo essere veramente un po' più cinici, capire più le situazioni. Abbiamo preso, 7-8 penetrazioni da Hanga, che sappiamo benissimo che è un giocatore che privilegia la penetrazione, gli abbiamo detto 100 volte, però bisogna farlo nel momento che conta, soprattutto negli ultimi secondi, non pensare che gli altri sbagliano. Abbiamo preso un paio di canestri da Cavaliero, che ad esempio gioca benissimo con la mano sinistra, che invece gli devi togliere. Lì dobbiamo essere più bravi, ancora più bravi, perché noi vinceremo le partite tutte di 1 punto, 2 punti, non è che vinciamo di 70 punti, e quindi questi dettagli fanno la differenza. Buongiorno. Dimmi Andrea. Senti, complimenti per la vittoria, perché si vede che è una squadra che sta crescendo in palestra, quindi manca molta malizia, però... No, ti volevo chiedere proprio una battuta su Fontecchio, che fino a quel momento obiettivamente era andato malino, aveva sbagliato un canestro falso e aveva lasciato a Banks 2 metri per prendere quella tripla a 36 secondi.
però nonostante un trend negativo avere la faccia di prendere quel tiro lì, cioè lo vedi, cioè, parlo di faccia, sì. Cioè, mi sembra uno come Gentile, esposto, Carlton Myers, quelli che poi prendevano quei tiri lì senza guardare se prima ne avevano sbagliati 6 a fila. Ma guarda, io ti dico questo, Andrea, noi abbiamo fatto una scelta almeno 6 mesi fa su Simone Fontecchio, forse anche prima per quanto mi riguarda personalmente, e quindi è una strada che va percorsa con i suoi alti e i suoi bassi. Io non ho mai detto al mio giocatore non tirare perché hai fatto 0 su 2, 0 su 3, prendi il tiro che ti senti prendere. È ovvio che bisogna difendere. L'ultima azione non si è, come si dice, non si è inteso con Mazzola. Cambia, non cambia, è andato fuori. Per quello è successo, non è che gliel'ha lasciato. No, cerca di capire. Ti sto spiegando tecnicamente quello che è successo. Perché cambia, non cambia, non è andato nessuno, e questo qua va adesso non dico che è stata colpa sua. No. Pensa per al suo. Sì, certo, ti spiego il meccanismo tattico, tutto lì. Quindi voglio dire, Simone è la strada che abbiamo percorso e vogliamo percorrere. Il che non è un campione, tu hai accostato questi grandi campioni, speriamo che lo diventi. Parlato di faccia, no? No, infatti, io dico speriamo che lo diventi. Uscito Ray, nel finale c'era bisogno che qualcuno si prendesse responsabilità, che si sarebbe preso lui. Hai visto White, hai visto Arrel, hai visto Getty, Fontecchio alla fine, è un bel segnale che tu. Sono d'accordo, Luca, sono d'accordo, anche perché abbiamo mantenuto lucidità nel passarci la palla. Allan era molto nervoso per mille motivi, perché non riusciva a fare quello che da fare, quando lo picchiano duro tende un attimino ad accentrare, cose che non deve fare perché poi non succede niente. Gli altri sono stati bravi invece a prendersi le responsabilità quando lui era in partita. Sono veramente contento di questo. Scusa, un'ultima cosa, mi sembra che oggi Getty sia un po' uscito dalle letture scolastiche, cioè abbia giocato anche con un po' più di forza, cioè diciamo con più voglia di attaccare il canestro, di essere presente nel tabellino, insomma, sì. Di farsi vedere. C'è anche più una cosa, Andrea, che quando Avellino nel secondo tempo ha esasperato la pressione difensiva e quindi c'era meno possibilità di passarci la palla, lui è andato contro il corpo di Gaines e si è procurato un paio di penetrazioni importanti. Questo è venuto anche dalla difesa di Avellino. Lui, secondo me, sicuramente deve ancora smaliziarsi di più, però capisce la differenza tra una difesa che magari è contenitiva nei suoi confronti, spesso passano dietro al suo pick and roll, quando invece giocano per rubargli la palla e non si è tirato indietro. Un'altra cosa, per favore, due vittorie di un punto in fotocopia, l'anno scorso queste partite in volante le perdevate, sia quella, soprattutto quella dell'altra gestione. Cioè è questo lo switch che ha fatto la squadra, secondo te? Ma io credo che noi, non lo so, cioè questo è un gruppo, non so come dirti, non gliela dà mai su, poco importa, siamo avanti di uno sotto di uno, quindi non siamo così tattici, noi siamo molto più acqua e sapone, quindi giochiamo un'azione in difesa e un'azione in attacco, per quello, cioè non abbiamo tante incrostazioni, a volte ci manca la malizia, però abbiamo anche la fiducia, e Alan Ray durante il time out ha detto solo quella parola lì, negli ultimi due minuti, abbiate fiducia, e questo alla fine ci ha ripagato. Cioè, Ray è l'antica. Esatto, bravo, bella. Okay. Lasciamo gli altri, se non avete altre domande. Ok? Grazie, ciao. Grazie.